Ciao a tutti ragazzi, sono Diflu di IO Review. Oggi volevo fare la prima partita del gioco Need for Speed Most Wanted, che per chi non ha visto il video dell'altro giorno che ho fatto con la mia modifica per il volante, come vedete ho montato l'iPad su un volante della Play 3. Vado a fare la prima gara e cominciamo questo gameplay e mi voglio giocare questo gioco tutto quanto con il volante, così mi intrippo bene bene. Ok ragazzi, cominciamo con la prima partita. La prima partita non è altro che la dimostrazione un po', insomma, quello che ci farà vedere un po' i comandi, come vedete. Ci consiglia adesso di usare il NOS e lo andiamo a sparare subito. Pulsante derapata, ragazzi, vedete come diventa molto più competitiva la cosa grazie al volante. Allora andiamo a frenare, teniamo premuto per fare retromarcia. Tutto pronto ragazzi. Gran danno! Una cosa che sono andato a fare ragazzi per riuscire a utilizzare al meglio il volante è praticamente sono andato nei comandi, ho messo i comandi con accelerometro, abbiamo praticamente l'accelerazione automatica. Come avete visto anche nel tutorial abbiamo il NOS eseguendo uno swipe nella parte destra dello schermo, uno swipe verso l'alto. Per il pulsante derapata basterà tenere premuto il lato destro dello schermo, quindi molto comodi come comandi per poterlo utilizzare in questo modo. Mentre per frenare e retromarcia basterà tenere premuto il pulsante in qualsiasi punto del lato sinistro dello schermo. Quindi il che diventa veramente molto facile. Il fatto che questo gioco ci permetta l'accelerazione automatica è una vera ficata, perché così diventa anche più facile, insomma, impugnare il volante e riuscire a giocare. Comunque adesso abbiamo appena completato il tutorial, passiamo avanti, mi vado a fare la prima gara di carriera e vediamo cosa riusciamo a fare. Ok, non sfidiamo i nostri amici in questo momento, quindi proseguiamo. Andiamo a fare, e sicuramente ci farà, perché io questo gioco l'avevo già, l'ho scaricato ormai che sarà passato un anno. Ok, ci fa fare la seconda gara, quella degli autovelox, perfetto. Si parte ragazzi! In questa modalità ragazzi dobbiamo cercare di passare alla velocità più alta possibile quando siamo sotto all'autovelox, come in questo caso. Quindi magari ci conviene tenerci una carica di NOS, magari o poco prima o durante, magari l'andiamo a sparare. Ovviamente cerchiamo anche di non sbattere nessuna parte, così riusciamo ad acquisire più velocità possibile. E cerchiamo di sfruttare le derapate, anche perché le derapate in questo gioco, ragazzi, non fanno altro che andare a ricaricare la nostra bombola di NOS. Abbiamo gli sbirri e le calcagne! Scusate ragazzi, sicuramente si vedrà qualche difettuccio nella registrazione, perché il programma che utilizzo per registrare lo schermo in questo gioco dovrò andare a calare magari leggermente le prestazioni di registrazione, perché come avete notato
Adesso non so se si vedranno anche in video, ma ogni tanto si blocca un po' lo schermo perché ovviamente stiamo chiedendo anche tanto al nostro iPad in questo momento. Un gioco così veloce, insomma, ci sono parecchi frame rate che ci compaiono a manetta e anche, insomma, la registrazione dello schermo è normale che ogni tanto ci sia da tarare qualcosina. Comunque, la gara l'abbiamo appena completata, abbiamo ottenuto il Coppa d'Oro, quindi perfetto. Questo dimostra che questo volante praticamente aumenterà le nostre prestazioni di guida. Ok ragazzi, partita completata, prima partita del nostro campionato. Adesso se mi intrippo un po', magari nei prossimi giorni, magari non lo so. Per adesso faccio questo gioco qua, ma può essere che in futuro faccio anche GT Racing 2, che quello lì diventa già una cosa un po' più simulativa rispetto a questo gioco. Però mi intrippo prima su questo, perché questo qui mi gasa molto il fatto che siamo sempre inseguiti anche dagli sbirri, e il che è molto bello. Grazie a tutti del vostro ascolto ragazzi, e ci vediamo alla prossima gara. Ciao a tutti!